Spirito guida, terzo incontro. 18.09.01. Mi sono svegliato e mi sono accorto che non ero riuscito a capire quello di cui avevamo parlato. Così gli ho chiesto di ripetermelo. Mi sono rituffato nel sogno e il discorso è continuato. Il problema analizzato riguardava le facoltà paranormali, ma ciò che ne è scaturito è un nuovo elemento da mettere nel grande mosaico della realtà. La facoltà paranormale è la capacità di fondersi con la propria anima e attraverso di essa entrare in contatto con il mondo astrale per poter accedere ai vari piani che formano il mondo astrale. Ho visto delle anime compenetrarsi in me e dopo essersi staccate non erano più le stesse. Il mio intervento ne aveva deviato il percorso. Dissi a Serafino che non me la sentivo di prendermi quelle responsabilità. E le altre anime che avevano partecipato alla lezione cercavano di convincermi in tutti i modi che era utile quello che io potevo portare, ma non ne volevo sapere di immergermi così, non me la sentivo di far rischiare delle anime sulla mia scommessa. Allora Serafino così concluse: e se fossero loro a voler rischiare usandoti come mezzo? In quel momento ho capito che questa scelta l'avevo già fatta in passato e che il motivo della lezione era quello di ricordarmelo. Però una cosa è farlo nella tua piccola cerchia e un'altra è intervenire su moltissime anime. È stato il mio problema a determinare la lezione. 210901. Serafino questa notte mi ha fatto vivere e conoscere il rapporto che si instaura fra le anime e i loro spiriti guida, non prima di avermi bombardato di notizie utili alla mia crescita, notizie che non ricordo affatto. Quello che rammento è il problema legato al tipo di insegnamento che gli spiriti guida trasmettono ai loro protetti e il perché di tale rapporto. Ogni anima riceveva dal proprio spirito guida solo quello che era comprensibile dall'anima stessa ed anche in rapporto alla strada scelta. Mi trovai ad assistere ad una riunione dove si discuteva proprio di tale problema. Sul palco vi erano tre spiriti maestri che cercavano di far capire agli studenti come sarebbe stato difficile per loro capire i consigli degli spiriti guida. E qualora avessero capito, gli facevano notare attraverso l'immersione temporanea gli effetti che ne sarebbero derivati. La maggioranza di loro, dopo aver visto gli effetti, vi rinunciava. Pochi altri invece sceglievano di sapere. Erano pronti. Avevano abbastanza energia per poter far fronte a tutte le difficoltà che avrebbero incontrato nel cambiamento che si sarebbe verificato dopo aver saputo. Quelle anime non appartenevano allo stesso livello, ma tutte presentavano lo stesso problema, la pretesa di essere aiutati. Ogni anima poteva conoscere direttamente la situazione mentale di tutte quelle anime che erano ad un livello inferiore ed avere così un quadro più dettagliato della condizione in cui si trovavano le anime in quel momento. Sapevano esattamente come me il perché della scelta. Ecco alcuni pensieri. No, per carità, preferisco rimanere qui. No, non me la sento. No, non sono ancora pronto. Si mise in evidenza davanti a me un'anima uomo che sorridendo soddisfatto disse:
La cosa è molto interessante. Penso proprio che tenterò la sorte. L'immersione, diciamo così, raggiungeva una profondità in rapporto all'energia posseduta in quel momento. Perché se qualcuno di quelli che si sono rifiutati di andare avanti avessero avuto l'energia per vedere un po' più in là, avrebbero anche visto il risultato positivo che sarebbe arrivato più avanti nel tempo. Anche sulla Terra accade questo, anche qui abbiamo i nostri maestri, i nostri guru, ed anche qui abbiamo quelli che si ritirano e quelli che affrontano la vita. Siccome le anime che partecipavano a questo raduno non mi percepivano, è facile supporre che io mi trovassi ad un livello superiore.